è chiaro che sapevamo che era facile distrarsi con tutto quello che si era letto o sentito durante la settimana e approcciare in maniera soft alla partita. Devo dire che su questo siamo stati bravi, anche se siamo stati più contratti di quanto mi aspettassi. Ancora non siamo capaci di portare in partita quello che è il lavoro della settimana. È stato un lavoro molto proficuo, ma oggi si è visto poco, soprattutto nella metà campo difensiva. Chiaramente non possiamo pensare di andare a affrontare le prossime partite con la sofficienza mostrata oggi difensivamente. Quindi passerò per pazzo, ma se domenica scorsa avevo fatto i complimenti in un qualsiasi modo alla mia squadra per la prestazione, oggi ci prendiamo i due punti, quindi ci permette di festeggiare in maniera più serena la Pasqua, ma non sono assolutamente contento del lavoro, soprattutto nella metà campo difensiva. Quindi abbiamo molto da lavorare. Non mi interessa guardare i risultati degli altri, perché ogni giornata può stravolgere, quindi noi dobbiamo tenere la testa bassa, continuare a lavorare, continuare a migliorare, continuare a stare assieme e vedere alla fine, alzare la testa alla fine e vedere a che punto saremmo arrivati, cosa ci saremmo meritati. L'infortunio di Caleb, un po' come tutti gli infortuni della stagione, ha dato altre opportunità e OJ era giusto che avesse un'opportunità nel ruolo in cui forse in questo momento può rendere di più. Non ho poco da dire sull'infortunio, nel senso che è un po' presto per valutare. La gamba adesso l'appoggiava, il ginocchio lo appoggiava, quindi lo staff medico con le dovute tempistiche poi mi farà sapere a che punto siamo. Però rispetto a quello che sembrava, spero sia un po' ridotta, sia meno grave di quello che sembrava all'inizio, perché lo appoggiava. Riguardo a Patrick, devo dire che umanamente, prima che parlare della partita, un ragazzo che ha subito quello che ha subito lui, e non parlo dell'infortunio che l'ha tenuto fuori adesso, che si è rimesso in gioco, che appena arrivò da noi giocò tanti minuti in un momento in cui probabilmente 5 minuti sarebbero stati anche follia per qualcun altro, ma lui diede sempre una grandissima disponibilità per aiutare. Torna questa settimana dopo 70 giorni di stop e non ha saltato un allenamento e ogni giorno si è fermato a fare del lavoro extra. Beh, penso che a prescindere dal valore del giocatore, che non scopro certo io, mi sarebbe stato impossibile non dargli una chance oggi. Sono contento per i suoi 20 minuti, mi è piaciuto, anche se chiaramente non lo dovrei dire, che lui volesse rimanere in campo. Ci ho parlato dopo, perché è chiaro che 5 giorni di allenamento dopo 70 di stop, 20 minuti per me sono assolutamente più che sufficienti in quello che deve essere il suo percorso di avvicinamento alla sua miglior forma. Quindi assolutamente quello che lui ci può portare e ci darà sicuramente, oltre a un impatto fisico importante, è l'energia, perché lui ha una voglia che veramente difficilmente trovo le parole per spiegare quanto lui abbia voglia di tornare ad essere giocatore importante, giocatore dell'Eurolega che è stato. Quindi lui lavora come un pazzo ogni giorno, è assolutamente un ragazzo super positivo, e quindi tutte quelle che possono essere cose positive adesso ce le prendiamo, ce le teniamo strette e cerchiamo di condividerle perché diventino contagiose, perché noi adesso abbiamo bisogno di essere tutti positivi, tutti sorridenti, lavorando duro. Io devo dire che mi prendo pochi meriti, nel senso che l'unica cosa che posso dire è che conosco Ariel anche per un percorso parallelo a quello della Scandone, ovviamente, quindi forse ho avuto qualche elemento in più per entrare dentro, però è ovvio che il grande del lavoro lo sta facendo lui, perché io penso che quando succede quello che è successo, e parlo di un esonero, tutte le persone che rimangono si devono sentire più responsabilizzate, e sicuramente lui non viveva un grande momento, però ho trovato una grandissima disponibilità, come l'ho trovata da tutti, si è rimesso in gioco, e quindi sono contento che progressivamente stia tornando il giocatore di cui abbiamo bisogno e che tutti conosciamo. Non ero esaltato, carico sì, non dovevo esportare e esternare la tensione della settimana, perché fa parte del mio lavoro. Semplicemente penso che in questo momento abbiamo bisogno dell'energia di tutti, quindi chiaramente era una partita che, quando ha finito di dare un po' di pathos, era difficile anche essere, ovviamente anche per il pubblico, essere partecipe
se non applaudire chiaramente la nostra parte offensiva. Semplicemente voglio prendere e dare tutta l'energia possibile, quindi caratterialmente sono una persona controllata ma che ha dentro un vulcano, e quindi volevo condividerlo con questo, perché chiaramente le prossime partite ce le immaginiamo più difficili di quella di oggi, avremo bisogno di tutti. Avevo voglia che la squadra condividesse energia e sorrisi con il pubblico, perché dobbiamo essere tutti dalla stessa parte, e forse anche questo un po' è mancato, un rapporto squadra tifosi, e proviamo su tutta la linea a ricucire, perché ripeto, noi dobbiamo giocare per la squadra, per la società, per noi stessi, ma dobbiamo giocare anche per questo pubblico che in una stagione non certamente facile ci ha sempre supportato, anche in prestazioni negative non ci è mai stata contro, non è mai stata negativa, quindi semplicemente voleva essere questo, una condivisione di gioia, un trasmettere energia per riceverne anche, perché è chiaro che noi dobbiamo darla per poi avere l'aspettativa di riceverla, ma era un momento in cui mi sentivo di farlo semplicemente per questo. Non è mai piacevole sapere che ci sono persone che lavorano non sapendo se verranno pagate, quando verranno pagate, perché comunque è il nostro lavoro, è la nostra vita, e quindi chiaramente massima solidarietà per chi vive questo tipo di situazioni. Noi alla fine è stata una cosa temporanea, molto rapida. Devo dire che purtroppo nella mia carriera mi è successo invece di vivere situazioni più complicate, quindi so che non è facile approcciare il lavoro con la mente sgombra quando ci sono questo tipo di problematiche. D'altra parte, ripeto, loro sono stati bravi a vincere le due partite precedenti, che li hanno un po', io penso in maniera definitiva, tolte dalle sabbie mobili, visto che poi Pistoia ha perso anche oggi, quindi diventa praticamente una mission impossible. E quindi grande solidarietà a loro, perché sicuramente non è facile. È un peccato, ovviamente, e non sta a me giudicare il perché si sia arrivati a questo. È un peccato che una squadra non possa giocare fino alla fine con tranquillità, con la tranquillità che quando tutte le componenti sono a posto ti può dare per giocare la partita. Sì, ho parlato con me, con Nicola, non ho parlato con la squadra. Chiaramente era contento per il battesimo, se così vogliamo chiamarlo, sicuramente, ed ha ragione di farlo. Ci ha chiesto di tenere la tensione alta, però con grande onestà intellettuale è chiaro che se noi pensassimo di aver risolto qualcosa oggi, non abbiamo risolto niente, saremmo veramente dei pazzi. Quindi è una legittima richiesta di alzare il livello, è una richiesta che prima di tutto facciamo noi a noi stessi, quindi sono ben contento, come ho detto a lui, di accettare la sfida, perché quelli di oggi non sono sufficienti per vincere le partite prossime, quindi continuiamo a lavorare, ripeto, ci prendiamo i due punti, ci fa passare una serena Pasqua. Da martedì, quando torneremo in palestra, analizzeremo, e c'è tanto da analizzare soprattutto sulla metà campo difensiva, e ci faremo trovare pronti la partita di domenica.